Chi è mai che desidera questo? Mio cugino Westmoreland? No, mio caro cugino. Se è destino che si muoia, siamo già in numero più che sufficiente. Se viviamo, meno siamo, più sarà la nostra parte di gloria. In nome di Dio ti prego, non desiderare un solo uomo in più. Anzi, so pure proclamare a tutto l'esercito che chi non si sente l'animo di battersi oggi se ne vada a casa. Gli daremo il lasciapassare e gli metteremo in borsa anche i denari per il viaggio. Non vorremmo morire in compagnia di alcuno che temesse di esserci compagno nella morte. Oggi è la festa dei santi Crispino e Cristiano. Colui che sopravviverà quest'oggi arriverà alla vecchiaia. Ogni anno alla vigilia festeggerà dicendo: domani è San Crispino. Poi farà vedere a tutti le sue cicatrici e dirà: queste ferite le ho ricevute il giorno di San Crispino. Da vecchi si dimentica, e come gli altri, egli dimenticherà tutto il resto, ma ricorderà con grande fierezza le gesta di quel giorno. Allora i nostri nomi, a lui familiari, come parole domestiche, Enrico il re, Bedford ed Exeter, Warwick e Talbot, Salisbury e Gloucester saranno le sue brindisi rammentati e rivivranno questa storia. Ogni bravo uomo racconterà il figlio e il giorno di Crispino e Cristiano non passerà mai da quest'oggi fino alla fine del mondo senza che noi in esso non saremo menzionati. Noi pochi, noi felici pochi, voi manipolo di fratelli, poiché chi oggi verserà il suo sangue con me sarà mio fratello, e per quanto umile la sua condizione sarà da questo giorno elevata, e molti galantuomini ora a letto in patria si sentiranno maledetti per non essersi trovati qui oggi e menomati nella propria virilità sentendo parlare chi ha combattuto con noi questo giorno di San Crispino.